Intorno all'anno 1000 si verificarono una serie di cambiamenti di tipo economico e sociale, la cui importanza ha fatto sì che questa data segnasse per gli storici il passaggio dall'alto medioevo al basso medioevo. In questo periodo si verificò una forte crescita demografica, che fece aumentare la domanda di beni, stimolando la produzione agricola. Vennero introdotte alcune importanti innovazioni, come la rotazione triennale nella lavorazione dei campi, l'uso del mulino ad acqua e l'impiego dell'aratro a versoio. L'aumento della produzione agricola determinò una ripresa dei commerci e delle attività artigianali che portarono a una rinascita delle città. Ripresero le rotte commerciali su lunga distanza e si moltiplicarono le grandi fiere, nelle quali i mercanti provenienti da tutta Europa vendevano le loro merci. La presenza di mercanti stranieri nelle città fece nascere nuove professioni legate agli affari, come cambiavalute, banchieri e notai. Inoltre, i mercanti e gli artigiani iniziarono a organizzarsi in associazioni chiamate corporazioni. Con la ripresa dei commerci emerse anche la necessità di una maggiore alfabetizzazione della popolazione. Nacquero scuole laiche, gestite dalle autorità cittadine, e vennero fondate le prime università. Nella produzione dei libri iniziò a essere impiegata la carta, più leggera ed economica della pergamena, e si diffusero romanzi e raccolte di poesie scritte in volgare, la lingua parlata dalla popolazione. La ripresa dei commerci su lunga distanza favorì in particolare le città marine. In Italia ne furono avvantaggiate soprattutto le cosiddette repubbliche marinare, Amalfi, Pisa, Genova e Venezia, che riuscirono in breve tempo a ottenere la supremazia commerciale su tutto il Mediterraneo.